Un esercito di 180.000 giovani abruzzesi, da oggi alle prese con quella che si potrebbe definire l'arte e il mestiere dello studente. Molte scuole già avevano ripreso l'attività a causa della partenza scaglionata nella nostra regione, ma a partire da questa mattina il quadro è completo, tutti di nuovo sui banchi, impatto attutito forse dal maltempo degli ultimi giorni che in molti studenti potrebbe in qualche modo favorire l'ambientamento al clima autunnale, con il passaggio dalle vacanze alle aule. Da spiagge e tuffi in mare a lezioni e compiti in classe. Cercheremo come sempre di incrementare gradualmente i carichi di lavoro, ha dichiarato la preside del liceo classico D'Annunzio di Pescara, Luciana Vecchi. I primi giorni saranno dedicati all'accoglienza e all'illustrazione da parte dei docenti dei programmi e degli obiettivi precedentemente stabiliti nelle riunioni dipartimentali, ha concluso il dirigente. E la parola d'ordine per l'anno scolastico 2012-2013 sarà, come voluto dal Ministero dell'Istruzione, digitalizzazione. Dopo i lettori ottici per il controllo di assenze e ritardi, arriveranno in ogni aula le lavagne interattive e i registri elettronici. Con una password da inserire in un portale di riferimento, i genitori degli alunni potranno conoscere nel dettaglio i voti e i compiti assegnati. Alcune scuole si sono già fatte trovare pronte, altre si stanno attrezzando. 14.600 docenti dovranno dire addio al caro vecchio registro cartaceo. Infine, inizio scuola e salute. Importante stabilire un buon ritmo veglia-sonno quotidiano, senza pensare di dormire di più nel weekend per recuperare le ore perse durante la settimana. E ancora, niente caffeina nelle ore prima di dormire, considerando che è contenuta anche in bevande gassate e cioccolato. Bisognerebbe poi spegnere televisioni, computer, cellulari almeno un'ora prima di coricarsi.